del pomeriggio. Ja forse mi sta qua dei la ditta dei fuochi d'artificio, come si chiama? Chiarappa. Come? Chiarappa. Chiarappa di? San Severo. San Severo.
preziosa e bella presenza qui nella nostra città, della festa del nostro santo patrono in questa domenica, prima del mese di giugno, San Fortunato, martire di Cristo. Dal 1761 abbiamo le reliquie, sono le reliquie di un giovane martire delle catacombe di Ponziano in Roma, ed è molto venerato nella nostra cittadina, acclamato con patrono. Viene lasciata anche un'immaginetta, ricordo, e auguro una buona giornata e una bella e gioiosa vibrazione di tutta la giornata e soprattutto la processione che sarà alle ore 17. Grazie e a tutti. Thank you.
che noi celebriamo come comunità parrocchiale cittadina, la festa natalizia. San Fortunato è nato al cielo, cioè è nato in Dio per tutta l'eternità, partecipe della gloria degli angeli e dei santi. Animati da questa speranza, con la fede rafforzata e l'amore per il nostro santo compatrono, invochiamo la misericordia di Dio e la novità di vita cristiana. In quel tempo gli undici discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono, essi però dubitarono. Festa cittadina del nostro santo confratello Fortunato martire di Cristo, scaturisce questo messaggio che ho affidato sul manifesto del programma religioso e culturale della festa a tutti i cittadini, ed ora affido a voi, carissimi fedeli, convenuti a questa solenne celebrazione dell'Eucaristia in onore del nostro santo martire di Cristo Fortunato, a gloria della Santissima Trinità. Sia benedetto Dio Padre e l'unigenito Figlio di Dio e lo Spirito Santo, perché grande è il suo amore per noi. E questo amore dobbiamo sentire e dobbiamo sperimentare. Cittadini e fedeli tutti, in questa prima domenica di giugno celebriamo la festa cittadina di San Fortunato, compatrono di Serra Capriola, a motivo della grande solennità della Pentecoste che conclude tempo pasquale, l'ultima domenica di maggio. San Fortunato, quale cristiano, come tutti noi cristiani della Chiesa cattolica, una santa, apostolica e romana, siamo nati il giorno di Pentecoste, lo dicevo domenica scorsa, quando il Signore risorto ha inviato lo Spirito Santo sulla Chiesa nascente, inaugurando la sua presenza e la sua missione nel mondo, lungo la storia, per una nuova umanità. E questo, carissimi, il senso dell'esistenza e dell'operato nella Chiesa. Andate e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare ciò che vi ho comandato. Sono le parole del Vangelo secondo Matteo che poc'anzi sono risuonate alle nostre orecchie. Ora, carissimi, festeggiando la nascita al cielo del nostro martire di Cristo e di tutti i santi e dei martiri, noi festeggiamo il giorno della loro
Cielo, di San Fortunato, lo dicevo ieri sera, noi non sappiamo il giorno della sua morte, cioè della sua nascita al cielo, come per il nostro santo patrono San Mercurio il 25 di novembre. Abbiamo la data tradizionale della ultima domenica di maggio, perché storicamente era l'ultima domenica di maggio la festa dell'antico compatrono San Bernardino da Siena, il giorno natalizio il 20 di maggio, e in coincidenza le nostre feste cittadine erano due grandi fiere paesane che richiamavano il concorso e l'afflusso della gente nel circondario. Ora appunto festeggiando la nascita al cielo del nostro martire di Cristo, la domenica della solennità liturgica della Santissima Trinità, siamo come cristiani richiamati al modello di vita inaugurato in noi il giorno del battesimo. Noi come cristiani carissimi abbiamo un modello di vita e da vivere che ci deve distinguere dai non cristiani, dai pagani e dagli altri. E qual è? Vivere immersi come nelle acque. Cari ragazzi, è bello d'estate immergersi nelle acque del mare, ma ricordiamo che noi come cristiani dobbiamo vivere immersi nelle acque. E c'è, voi che nell'anno catechetico avete usato la simbologia, ricordate, della rete. Beh, i cristiani dei primi secoli, dai padri, i maestri spirituali, i maestri della fede, e questo carissimo è il compito del sacerdote, del padre, essere la sua specificità, essere il maestro nella fede. I cristiani venivano chiamati pescioniti. Perché? Perché pescati da Cristo nel mare del mondo, ma immersi non nell'acqua salata o inquinata, nell'acqua cristallina. Come ricordo una volta quando ero nell'altra parrocchia, abbiamo organizzato una bella gita alle isole Crepi, ma io ho visto il fondo del mare, un'acqua così cristallina e i pesciolini che saltavano fuori dall'acqua. Così anche noi come cristiani siamo chiamati a vivere immersi come nelle acque, nel mistero di Dio amore. E l'amore che cos'è? Ecco la non comprensione del mondo, del non cristiano, che invece deve essere comprensione per noi. Il mistero di Dio amore è unità nella divinità e trinità nelle persone. È carissimo. Noi siamo l'unica assemblea, unica, radunata nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Ma siamo diversi, siamo molteplici nella personalità e nell'essere. E allora concretamente il vivere nel mistero di Dio amore per noi che cosa significa? Ricercando sempre di vedere le cose nella loro reciprocità e non nell'opposizione e non nel contrasto, di sforzarci secondo, di camminare insieme, di camminare insieme. Come bello, ragazzi, camminare insieme. Come è stato bello ieri aver già visto, io stavo qui vicino alla chiesa, i nostri piccoletti, ecco, correre e camminare.
soprattutto in quest'ora. Quanti nostri fratelli soffrono, e il Vangelo ci dice: soffri con chi soffre, e non ridere della sofferenza degli altri, e gioisci con chi gioisce. E l'ultimo, di essere in pace con tutti, nelle famiglie e nella società. Carissimi, se io vivo, carissimi ragazzi che mi ascoltate soprattutto, se io mi sforzo di vivere verso il Dio dell'amore, sono nella pace, sono nella pace. Santo compadre.